Diciamoci subito un'amara verità, che supera il bla bla della politica e dei commenti salottieri. Occorrono misure urgenti per rilanciare la crescita, soprattutto nel sud, altrimenti la situazione socio-economica potrebbe esplodere. Sulle famiglie c'è un'evidenza contabile. Arrancano ad arrivare a fine mese sempre più spesso, non riescono a mettere nulla da parte nemmeno per garantire ai figli un futuro sereno. Secondo uno studio condotto da Censis e Unipol, solo 3 famiglie su 10 riescono ad accantonare risparmi a fine mese. Insomma, le spese quotidiane si portano via gran parte delle risorse economiche. Nel mezzogiorno c'è un calo dei consumi. Non era mai successo prima e per far fronte ai consumi si intacca il risparmio accumulato. Insomma, famiglie sempre sul lastrico. Se non si cambia rotta, la crisi si aggraverà. Vincoli irrazionali impediscono alle regioni di spendere i soldi. È urgente spendere i fondi europei, far partire le opere pubbliche che hanno un'importanza fondamentale, soprattutto per l'economia del Mezzogiorno, mettere in campo aiuti concreti per le famiglie e i giovani, investire per lo sviluppo. C'è molta indignazione in giro, giustamente. La delusione non è per la politica, ma per come viene concepita e gestita. La morte dell'attuale sistema economico porterà alla scomparsa di vecchi partiti, di vecchi metodi di far politica. Abbiamo bisogno, per rinnovare la politica, dell'apporto reale delle intelligenze di uomini e donne che considerano ancora la partecipazione come la migliore forma di libertà. Riformare la democrazia, cambiare la politica, vuol dire non avere la smania, l'ansia del potere. Occorre riorganizzare la società mettendo al centro di tutto il bene comune, il rispetto della vita e della dignità degli uomini. O la borsa o la vita? Sicuramente la vita e non i problemi delle banche, hanno gridato nelle strade gli indignati. Anche dal Mezzogiorno, per salvarlo, facciamo partire una politica di cambiamento globale e più orizzontale.